situazione per quasi tutti noi, no? In soldi, l'ultimo salario di soldi per tutti noi 132 dipendenti tra giornalisti e poligrafici nella casa di Cosa. L'ultimo numero è uscito il 1 agosto dell'anno scorso, sono stati quasi 7 mesi di attesa, di nervosismo, di lavoramento, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine ce l'abbiamo fatta, e questo è il sentimento che aleggia nella redazione della Gazzetta del Mezzogiorno, che da domani tornerà ad animare le edicole pugliesi e lucane. Un giornale che manca ormai dal 1 agosto dello scorso anno e che ha vissuto diverse vicissitudini, passando per il fallimento e per i tantissimi appelli a far presto. E da domani, con una compagine rinnovata, oltre a tante conferme, si torna nelle edicole, ma soprattutto ci sarà un'attenzione particolare alle pagine digital, le novità principali dell'edizione cartacea. Però ce le spiega il vice direttore Mimmo Mazza. Tanto la ripristinare delle edizioni. Negli ultimi anni la Gazzetta aveva lasciato le edizioni di Foggia, l'edizione della Bacco, l'edizione di Taranto, che erano state accorpate. Invece, da domani i lettori potranno trovare in edicola, oltre alla cronaca di Bari, che è comunque un punto forte e qualificante della nostra offerta editoriale, ritroveranno la Gazzetta di Taranto, ritroveranno la Gazzetta della Bacco, ritroveranno la Gazzetta di Foggia, ognuno con il suo dorso dedicato alle cronache locali. Poi ci sarà la Gazzetta della Basilicata che contiene all'interno le cronache di Potenza e di Matera e poi la Gazzetta del Salento che riguarderà tutti i giornalisti. Quindi già questa è la prima novità. Un investimento importante dei nuovi editori che riportano con una conformazione molto territoriale il giornale. Resta il brivido del ritorno nelle edicole, però, con tutte le incognite del caso, dopo così tanto tempo di assenza. Ma c'è la certezza che il territorio aspetta lo storico giornale fondato nel 1887, quale presidio di informazione e libertà. Ho già moltissime copie prenotate per domani. In più c'è una novità grossa, questa sì che si può dire, che da domenica, cioè dal secondo giorno dell'uscita, la Gazzetta del Mezzogiorno, in Puglia e Basilicata, sarà abbinata con la Gazzetta dello Sport. Questa sera le rotative torneranno a stampare, ma domani, sabato 19 febbraio, resterà a suo modo una data storica che la Gazzetta del Mezzogiorno vuole celebrare nel miglior modo possibile.